Lucia è una ragazza di 35 anni, un'avvocatessa che una sera torna a casa sua a Pesaro, che sta per aprire la porta di casa quando si accorge che c'è qualcuno dentro casa e questo qualcuno spalanca improvvisamente la porta davanti a lei e le tira in faccia un barattolo, qualcosa che non ha fatto in tempo a vedere, di acido sul viso. La vita di Lucia cambia, il suo volto è completamente devastato dall'acido, sarà un tempo molto lungo di operazioni, di sofferenza fisica, di stacco dal lavoro, di come dire, sacrifici sotto ogni fronte dal punto di vista della vita quotidiana, della socialità, del suo modo di vivere tutto. Però in questo cambiamento pazzesco e improvviso Lucia riesce a trovare la forza per imporsi, per imporre se stessa alla vita, e quindi in qualche misura nasce un'altra Lucia, tant'è che anche lei quando si ricorda come l'altra Lucia. Lucia fa un lungo racconto di come è andata, perché è successo tutto questo, e rivede tutta la storia d'amore con questa persona, e è la storia esatta di mille altre donne che hanno subito poi violenze, che però hanno subito prima stalking. È lei che si chiede a se stessa: come hai fatto, perché non ti sei accorta, c'erano mille segnali, perché non li hai letti? Lei dice: sono viva, a se stessa e al mondo, e dice a un mostro immaginario che lei riconosce in questo ragazzo: volevi annientarmi, sappi che non ci sei riuscita. Io sono sempre dell'idea che le storie così emotive, così forti, così personali abbiano bisogno di una specie di periodo di avvicinamento. Ho preferito farlo attraverso una lettera, l'ho consegnata a Donatella, questa sua amica e avvocato, e Donatella gliel'ha portata e lei mi ha fatto chiamare da sua madre quella sera dicendomi: non sono ancora pronta, non so se ce la faccio, era luglio del 2013 più o meno, non so se ce la faccio, non sono ancora pronta, ma se mi convincerò a parlare e uscire allo scoperto, terrò presente la tua richiesta, grazie della lettera. E ci ha pensato un po', ci ha pensato qualche settimana, dopodiché siamo praticamente diventate sorelle. E ogni volta che la vedo e che parlo con lei, sono stupefatta dalla sua capacità, soprattutto la capacità di resistere a tutto oramai, come se avesse sviluppato attorno a sé una corazza. Sono molto profonde le sue riflessioni su che cos'è la bellezza, che cos'è il coraggio di ricominciare, perché la capacità di non prendersi sul serio troppo fino in fondo, la capacità di alleggerire anche il pensiero su una cosa così grave. Non c'è la parte cupa e buia e infelice soltanto in questo libro, la parte cupa, buia e infelice sta soltanto nei ricordi, adesso non è così.